il senso della vita. Amare il creatore, le creature ed il creato. Questo è il senso della vita. Vado via da Velletri che è sera. Guido verso Roma mentre il tramonto mi dà anche lui una specie di serenità. Provo a capire qual è il punto. Cioè, certe volte ci diciamo che non siamo felici per colpa della vita che facciamo. Perché siamo attori e non troviamo una parte, perché la donna ci ha lasciato. E cavolo, se solo mi chiamassero, e se solo mi richiamasse lei. Però poi penso ai miei nuovi amici Hare Krishna. Uno faceva il punk e non andava. Uno faceva il poliziotto e mancava qualcosa. Uno era attore, un'altra era una ragazzetta che faceva la babysitter alla sorella e tutti, tutti erano insoddisfatti. Tutti. Sempre. Allora forse abbiamo due possibilità. Possiamo dire che il mondo fa schifo, che è la vita il problema, che tanto come la giri ci darà sempre solo insoddisfazione. Oppure possiamo pensare che è tutto l'opposto e che se siamo così piccoli con le nostre aspirazioni e se tutti indistintamente facciamo un po' ridere è perché il mondo è una festa e il grande artista supremo, quello sceneggiatore che scrive il grande copione, beh, sta scrivendo una commedia. Una commedia o un vecchio musical in cui la cosa più saggia da fare è cantare. Almeno credo, un podcast di Enrico Buonanno con Carlo De Ruggeri. Una produzione Oram per Rai Play Sound.